Penultima vista dal mio albergo. Buongiorno a tutti, picciotti, oggi Mimo. Ho passato una mattinata perché praticamente io non ho mai avuto problemi di questo tipo perché sono sempre stata Vodafone e Vodafone, diciamoci, è la best compagnia telefonica al mondo. Sono passata a TIM quest'anno e TIM, come al solito, mi fa dei giochetti. Mi ha fatto un giochetto simpaticissimo, cioè che io ho internet illimitato nella normalità, ma quando esco dall'estero ho soltanto 6 giga, questa cosa non la sapevo. Li ho finiti e volevo riacquistarli, nonostante mi fossi innervosita molto. Non si poteva fare, perché sul sito c'era un errore. Mi è venuto il panico, ho detto, ma io come esco di casa se non ho internet? Ok, mi posso mettere qua vicino in un bar, ma che cosa cambia tra il mettermi in un bar e stare a casa? Niente. Panico, per fortuna mia madre è tutta una cosa con quello del centro team sotto casa sua e lui mi ha risolto il problema. Sono molto contenta adesso, però sono le 9:30, io volevo uscire alle 9. Adesso tento di dare una sistemata alla stanza o quantomeno tolgo le cose da sopra il letto, così quando mi rifaranno il letto non gli verrà l'ansia. Outfit of the day, un po' Mimo, il maglioncino. Mi vedete meglio? Sempre col mio solito unico paio di scarpe. E i leggings termici sono di Calzedonia, se per caso voleste saperlo. Mentre la maglia termica è di... questa è di Decathlon. Poi ne ho un'altra che è di Adidas. Scappo. Arrivata al Museo d'Orsay, sarebbe stato bello capire come si dice, Buchi lo sa. In realtà io ho preso il biglietto online, ma è un biglietto senza orario, quindi mi guardano tutti strano, forse non hanno mai visto una persona che vlogga. E quindi niente, c'è tipo una niente fila, mentre di là per quelli con l'orario c'è un po' di fila. Adesso entro, c'è freddo, stamattina mi sono lavati i capelli. Non avevo spazzola, niente, uno schifo. Questo qua è un appunto a quelli che si occupano dell'illuminazione dei musei. Io non riesco a vederli qua, cioè mi devo mettere tipo in una posizione stramba. Contessina, contessina, tale come apparecchio da lei, gioia. Al museo di Van Gogh ad Amsterdam era pieno di autoritratti, c'era tipo un piano pieno. Para 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 para. Allora, sono uscita dal museo, mi è piaciuto un sacco anche perché in realtà l'impressionismo è sicuramente una cosa che ho più fresca rispetto a tutta l'altra arte studiata a scuola. E sto andando al Café de Flore, famoso, e sto camminando e poi tra poco vado ai giardini di Lussemburgo. Eccolo! Non so se vi ricordate, ma quando avevo fatto la vision board avevo proprio messo una sua foto e ho deciso di sedermi fuori. Chissà se arriverà qualcuno a chiedermi l'ordinazione. In realtà fa freddo, lui che si... che spunta, fa freddino, però dai, è carino stare qua fuori.
Sapete che in realtà là c'è una fila enorme, quindi non so se mi potevo sedere. Vabbè. Ok, alla fine ce l'abbiamo fatta. Non so perché fossero la fila, quali dovessero essere. Io non ho ancora fatto colazione, quindi mi vorrei prendere un cornetto. Non ci sono più cornetti, me lo aspettavo, visto che sono le 12. E beh, allora che mi prendo. Palle, in realtà io volevo soltanto venire qua a fare una foto, però ne sto approfittando per fare un recap delle ultime cose che vorrei fare. Poi mi sto scrivendo anche degli obiettivi per il 2023, insomma mi sto rilassando un po', non mi interessa tanto prendere qualcosa. Vabbè, ti sembra squisita, speciale, buonissima, vediamo. Speciale. Cioè mi ha letteralmente venduto un pane col burro. Wow, piccetti, questo è il bagno, fantastico. Minuscolo, sempre minuscolo. Comunque vendono anche, diciamo, ad un prezzo onesto, tipo una tazza 40 euro, una piccolina caraffa che non so cosa potrà servire. 34 il loro gadget. Corbetti. Alla fine quel pane col burro, che mi piace un sacco in realtà, però ecco, vabbè, avrei preferito altro. E non volevo mangiare queste salate. In realtà non volevo mangiare niente. Mi ha confusa il cameriere, devo dirmi la verità. Vabbè, comunque mi sono praticamente servite da pranzo, perché adesso sarò piena per chissà quanto tempo. Sto andando al giardino di Lussemburgo, o ai giardini. Il giardino, credo. Oh mio Dio, mi sono innamorata di questo arancione. Oh no, quanto... Oh no! Quanto costerà? Un'infinità? Mi piaceva troppo, vi giuro. Ci sono picciotti orafi che vogliono collaborare con me e facciamo una bella collezioncina ispirata a questo brand esageratamente costoso. Questa fontana è stata commissionata da Maria De Medici perché voleva decorare il suo giardino, giustamente, dico io. E questa qua dice, ma perché non ci ispiriamo un po' a Firenze? Perché un po' mi manca. A differenza del giardino in cui sono stata l'altro giorno, qui le sedie sono un po' più verde e salvia, molto fighe. Questo posto è meraviglioso per venire a riposarsi, cioè ci sono una quantità di sedie sdraio che è stupendo, però i miei prefi sono i giardini che ho visto la prima volta, cioè quelli di Tuileries. Proprio qui c'è un sacco di gente che si riposa, un po' di ripuglio di sedie, tutte un po' bagnate, questa no perché sicuro ci si è seduto qualcuno prima, quindi ci si lì. Allora, qui lo dico e lo prometto, a maggio tornerò a Parigi per fare shopping. Questo negozio lo guardo sempre online perché ha dei vestiti lunghi stupendi, ma non ci voglio entrare. Che senso ha che entro in un posto, mi innamoro di cose che non posso portarmi? Questo è tipo la frase più ricorrente in questo video, vero? Davanti a me il Pantheon. Per strada c'è sempre una parte in cui ci sono le bici, quindi tipo se il semaforo è rosso non vedi nessuno, attraversi serenamente. E poi una parte con le macchine, ma di solito attraversi anche se è rotto, non ho ben capito perché, tipo io adesso. E lì c'è il Pantheon. Comunque a Parigi ancora gli alberi di Natale non li hanno tolti. Eccola, cioè sembra tipo la punta dell'albero in realtà. La prossima volta, anziché fare la Sagittario e organizzarmi tipo il giorno prima, perché effettivamente io fino al giorno prima non ero sicura che sarei venuta a Parigi, mi compro la tipo il pass per i musei.
ho scoperto che si poteva comprare soltanto il giorno prima, però lo devi ricevere a casa, quindi ci voleva qualche giorno e io dovevo partire l'indomani pomeriggio. Comunque qua c'è una sede della Sorbona, perché siamo credo nel quartiere latino già, che è il quartiere universitario. Adesso devo camminare una decina di minuti e arrivo alla libreria. Mi sto dirigendo verso il malo tempo. Alle mie spalle la libreria Shakespeare & Company e poi in realtà dietro di me il Notre Dame. Ora, io ci credo ai segni, e sotto Shakespeare & Company c'è un'unica porta con un unico numero. Com'è possibile che sia proprio il 9? Qui c'è un signore con una scacchiera. Cioè dai, com'è possibile che l'unico numero sull'unica porta, a parte la porta d'ingresso, sia proprio il 9? Comunque c'è scritto che dentro non si possono fare foto, perché c'è proprio scritto tipo questo è un ritrovo per scrittori e lettori, non fotografare. Però sono molto emozionata. Proprio di fronte c'è Shakespeare & Co. Boom, boom. Purtroppo è proprio tutta chiusa. Qua ci sono tutte queste vignette. Ovviamente io non capisco una parola di francese, chissà che c'è scritto. Però, oddio, peccato per il cielo, ma è comunque emozionantissimo. Mi sa che abbiamo avuto tutti la stessa idea. Ma scusami, questa è la fila per entrare alla Saint-Chapelle? Perché Google Maps mi dice che, che è più avanti. Che palle. No, ma non me la faccio neanche per sbaglio. Il discorso è questo: pare che se vieni a Parigi e non compri un basco non sei nessuno. Figush questo. Il fatto è che, ma perché devo comprare una cosa di una qualità così infima? Non me la sono sentita poco fa. Ne stavo prendendo 3 che costavano poco. Tipo se ne prendevi 3 costavano, boh, non lo so, risparmiavi. Li ho posati. No, cioè, ma no, perché poi fanno i pallini. Ma che, ma te li puoi mettere una volta sola? No. Sì, quella era esattamente la fila. Mannaggia loro. E allora che ci sono? Cerco Jonak, nella speranza che ci siano quelle scarpe che ho visto ieri. Ok, ok, l'ho trovato. Ma quasi quasi. C'è dell'indecisione, perché io la volevo bianca, ma qui ce l'hanno tutti di questo colore. Eccolo qua. Capitata qua, cioè in realtà perché sto cercando dei negozi vintage, ma che posto colorato! C'è gente che balla per strada. Oddio, ma qua c'è un vintage un po' repuso. Comunque sto pensando che per editare questo vlog ci starò tipo 13 anni. Che ridere, là c'è un negozio che, cioè tipo un ristorante, non si vede, si chiama Giuseppe. Ci sono un sacco di ristoranti e brasserie un po' italiane in realtà. Chissà se sono veramente gestite da italiani. Vado a fargli una foto perché mio padre si chiama Giuseppe. Mi sono appena accorta di avere camminato con la borsa aperta. Io voglio sperare che non mi abbiano preso niente. Non, me ne sarei accorta qua davanti. Non lo so se me ne sarei accorta. Vi giuro, me li comprerei tutti. Se
sembrano speciali. Per fortuna oggi Parigi mi ha fatto la grazia e non sta piovendo. Però fa buio, io sono ancora in giro. Cioè in realtà sono soltanto le 6:30. Ma è comunque un traguardo. In realtà anche ieri sera è stato un traguardo il fatto che io fossi già in albergo e mi sia comunque venuta voglia di uscire e andare a mangiare fuori. Sono un po' combattuta perché non so cosa mangerò stasera. Cioè non so se tipo forse ordino fuori. Penso di sì, ma che cosa c'è da ordinare a Parigi? Non lo so. In tutto questo sto andando in missione per beccare l'ultimo negozio vintage che mi sono segnata, che si chiama tipo... No, non me lo ricordo. Oggi ho camminato molto meno degli altri giorni, infatti in realtà non mi sento proprio distruttissima. Gli altri giorni a quest'ora dovevo tornare in albergo. Mi dispiace solo che non becco nessun ladurè sulla strada. Figura. Ma che flash è questo posto? Cosa stanno facendo? Lì c'è uno tipo che gioca dietro quelle cose. Cosa sono, modelli? Ultima sera qua a Parigi, non sapevo cosa mangiare, comunque non volevo andare a mangiare al ristorante, cioè sono le 7:30 e sono appena tornata a casa. Gli altri giorni sono tornata molto prima. Oggi ho camminato molto meno, 14 km, e sono stanca il giusto e sono passata al McDonald's. Ta-da! Oh mio Dio, ho bagnato il letto. Cos'è che perde? No! Ah, miseria. E com'è possibile questa cosa? Allora, ho preso panino, patatine, mangio mo sul letto, McNuggets. Ketchup e barbecue. Perché il ketchup non è così? E sta Coca-Cola che perde, che manco la posso bere. Sa che guarderò qualcosa su Netflix. E la mia serata sarà così. Ultima notte. Io mi sono preparata io, perché nella stanza c'è un macello. Domani vorrei uscire alle 8:30. Perché? Allora, in realtà io l'aereo ce l'ho alle... All'una, a pranzo. Cioè, comunque, tardi. Però mi hanno detto di cercare di prendere il pullman, tipo mettermi lì 3 ore prima, perché comunque il pullman ci sta 1:30. Quindi in teoria alle 10 mi metterò a sta fermata del pullman. Ho già comprato il biglietto, ma chissà. Io so quando arrivo, ok, ma non so mai se partirò. Però prima di partire io vorrei comprare i macaron, perché non mi sono bastati quelli che ho mangiato. Voglio comprare una box da 40 macaron caramello salato. Quindi devo uscire alle 8:30, perché la diurea apre alle 9. Non tutti i negozi qua a Parigi aprono presto, infatti ci sono molti la diurea che aprono alle 10. Invece questo che ho visto, che più o meno è in traiettoria, perché comunque poi un Uber me lo devo prendere, perché la fermata del pullman è lontana da casa mia 1:30 a piedi. È tipo vicino all'Arc de Triomphe, che comunque è lontanino. Io prenderò i macaron vicino ai Jardin des Tuileries approssimativamente, e vorrei anche mettermi là un secondo, tipo a fare un recap, poi mi prendo l'Uber e vado. E anche perché comunque immagino che tipo in macchina ci starò un quarto d'ora ad arrivare lì dove è la fermata, e poi è finita. Come mi sento? Non lo so, secondo me lo saprò quando sarò tornata a Palermo. Sicuramente pensavo che avrei avuto paura, invece paura non ne ho avuta completamente. Ci sono stati dei momenti di sconforto, ma legati a delle situazioni che mi avrebbero sconfortata in ogni caso. Anzi, forse essere stata da sola mi ha aiutata a razionalizzare molto, mentre se c'è qualcun altro mi ha tendo ad appoggiarmi all'altro, soprattutto se è una persona di cui mi fido. In genere se parto
Cioè, è difficile che io parta con gente di cui non mi fido, proprio raramente è successo, difficilmente ricapiterà, anche perché una volta che ho fatto questa esperienza sono sicura che la prossima volta non avrò paura a partire da sola. Cioè, se ho paura non esco la sera, ma di giorno è difficile che io abbia paura. So cosa farò la prossima volta che partirò, cioè sicuramente la vacanza sarà diversa da questa, che è stato un po' un casino, perché io ero un casino, perché era tutto nuovo, però secondo me mi è servito. Oh, non mi ha stravolto la vita, cioè no, ho fatto delle piccole cose che prima non avrei fatto. Il mio scoglio resta comunque la lingua, perché non sono... parlo inglese, mi faccio capire, riesco ad arrivare al dunque, posso partire. Cioè, su questo, di questo ne sono assolutamente sicura. Però mi piacerebbe fare conversazione, cioè comunque è bello conoscere gente, invece io non, no, cioè se qualcuno mi parla non vedo l'ora che finisca la conversazione. Questa è una cosa che... Vabbè, va bene. Ci ripenseremo. Adesso direi che è arrivato il momento di mettermi a letto perché domani mi devo svegliare presto per risistemare tutto sto casino. Questa parigi non si vuole svegliare mai. Allora, ragazzi, sono le 8, forza. Buongiorno a tutti, picciotti. Io mi sono svegliata 2 minuti prima della sveglia, ossia alle 7 meno 2. Mi sono lavata. Questo è il macello di asciugamani che ho fatto. Comunque, picciotti, in questo bagno i saponi, sia quello per le mani che quello per la doccia, sono di Nuxe. E quello per la doccia è buonissimo. Ho fatto lo zaino. Bello gonfio, ma roba, sono un botto, non so come devo fare a camminare questo coso mezz'ora, che è quello che vorrei fare adesso. Vabbè, mi sono uscita 20 euro, così me li metto in tasca. Insomma, dovrei esserci. Qua ho lasciato tutte le immondizie, così poi i signori se la buttano, ovviamente fanno sempre acceso. Vorrei fare tipo un reel in cui faccio vedere la camera. Ah, la bottiglietta d'acqua, non devo scordare. La cosa super carina di questo albergo è che ogni giorno mi hanno fatto trovare 2 bottigliette d'acqua. 2 bottigliette d'acqua perché loro si sono convinti che eravamo due. Ma perché? Mi hanno fatto pagare un macello per uno che è uguale a due. A un certo punto c'era l'opzione in cui si potevano selezionare quante persone c'erano in stanza. Io ho selezionato due perché se avessi selezionato uno costava 50 euro in più. Lascio il mio albergo, ho girato un mini video, spero di metterlo su TikTok, penso, perché fa un po' più TikTok, vorrei provare ad utilizzarlo. Niente, picciotti, adesso cammino mezz'oretta, così vado dalla diurée e poi da lì mi prendo un Uber. Non so dove devo andare, scusatemi. No, però aspettate, io prima voglio prendermi un croissant nel posto in cui ho preso la mia prima colazione, che è proprio qua accanto all'albergo. €1,20, picciotti. Ci credete che non ho ancora mangiato un croissant da quando sono a Parigi? Ho preso sempre pane e cioccolà e poi niente, i macaroni. Speciale. Ho troppo l'impressione che la gente ancora a quest'ora non stia vivendo. Cioè, sembra proprio che dormano tutti. C'è 1 grado, percepiti meno 3. A posto. Mi sto facendo prendere dalla tristezza, proprio giusto in questo incrocio, non so perché. Ci sono giusto alcune cosine che non ho fatto, ma mi sto rendendo conto di aver fatto un sacco di cose in questi 3 giorni. Vorrei dare un consiglio ai picciotti che vogliono venire a Parigi: giratevela a piedi. Un po' tutta questa gente che corre fa venire voglia di correre. Non avevo mai visto tutta questa gente correre. Ci ritiamo, thank you. Ci ritiamo. Ok, anche questa è fatta. Porto con me i macaroni a Palermo, ammesso che me li facciano passare in aeroporto. Oddio, voglio sperare di sì. Attraversiamo con Rosso anche oggi e
Vorrei fare una scappatina ai Jardin des Tuileries. Sono le 9:30, tra 5 minuti mi alzo da qua. Certo, potrei camminare e andare da qualche altra parte. Chissà chi è che si è messo la sedia qua. Cioè, perché queste sedie si possono spostare ovviamente. E boh, ci sarà stato qualcuno che voleva guardare questa parte. Mi sono spostata. Mi sono più addentrata nel giardino, in realtà, perché ho visto che di là c'è un'uscita e mi viene più comodo chiamare Uber da lì, perché dall'altra parte invece c'è Place de la Concorde e non so che numero civico è, non lo so, quindi qua ci sono tre sedioline ed ecco dove mi metterò io. Ah, un filo di sole. Non so come ho fatto, ma qua dentro c'è la mia borsa. Vabbè, adesso quando salgo in aereo la riesco. Il mio incubo. Ci siamo giunti. XOXO, la retro!